Benvenuti e ben ritrovati da Elisa Fontana con un nuovo appuntamento di Immersione, la nostra rubrica dedicata ai giovani artisti emergenti. E oggi a Radio Montorfano abbiamo il piacere di avere con noi Matteo dei Synchrom. Ciao Matteo, grazie di essere con noi. Ciao, ciao a tutti. Matteo, ti chiedo subito, che genere di musica ci fate ascoltare? Ah, la musica che proponiamo è un pop rock elettronico. E la vostra, questa passione che poi è nata e si è sviluppata appunto in questa band è nata da un episodio particolare oppure vi trascinate, tra virgolette, come tanti vostri coetanei, questa passione nel DNA? Ma sì, sicuramente la passione è nel DNA, poi la formazione di una band, di un progetto, diciamo, consolidato, deriva anche da tante esperienze che si fanno da quando si è più giovani fino ad arrivare, insomma, a trovare ognuno la propria dimensione ideale. E invece col singolo Falling Star, che cosa ci raccontate? Beh, diciamo che Falling Star è il nostro primo singolo e anche a livello musicale racchiude un po' quella che è la nostra idea di base, che poi si deduce anche dal nostro nome, Synchrom, che deriva un po' dal concetto, noi lo chiamiamo sindrome da sincronizzazione, cioè il fatto di vivere in un mondo pieno di social network, di internet, e quindi in questa realtà parallela. Senti Matteo, io ti chiedo anche se avete magari delle pagine Facebook piuttosto che dei social che vuoi segnalare ai nostri radioascoltatori in modo tale che poi possiamo far girare anche l'informazione e la gente magari può avvicinarsi a voi, al vostro gruppo, al vostro modo di, soprattutto di fare musica. Certo, sì, ci potete trovare sul nostro sito web ufficiale che è synchrom.com, sulla nostra pagina Facebook, Synchrom Official, su YouTube, digitate Synchrom Falling Star per ascoltare e vedere il nostro videoclip. Ci trovate un po' su tutti i vari canali come Spotify, iTunes, Deezer, insomma un po' ovunque. Avete sposato insomma un po' anche voi, giustamente, in quest'epoca il Certo. mondo social e virtuale è naturale che sia così, anche per rivolgersi poi giustamente alle giovani generazioni. Matteo, ti ringrazio un sacco di essere stato con noi, faccio a te e Grazie al a voi. resto del gruppo un grandissimo in bocca al lupo per i prossimi lavori e i prossimi successi che sicuramente arriveranno. Crepi. Grazie, grazie Matteo dei Synchrom, vi do appuntamento alla prossima intervista, ciao a tutti.